Adesso cambiamo argomento, arriviamo a lui, attenzione, il comico romano in eccellenza, un bel applauso, Antonio Giuliani. Grazie, grazie Rico, troppo buono. Dico, fa freddo, fa freddo, io mi sono premunito, fa freddo, c'ho la slitta in seconda fila. Sì, c'ho due renne, a una gli ho messo il blocco a sterzo, così. Cioè. A un'altra gli ho messo il blocco a pedale, che palla quella femmina, però. Te. Ho fatto un leasing con Babbo Natale, cioè, ho detto regala, me lo dice no, come no, te fai regali? Cioè, a me frega il Babbo Natale coatto, se toccava, mamma mia. Niente, io volevo parlare, ecco. Cioè noi, ecco, l'informazione nostra, adesso siamo informati su tutto, ecco, se tu la sera rientri, ecco, c'è la CNN. Ah, visti i giornalisti americani, ecco? Gagliardi, oh, tutti belli, tutti, a un altro, ridono, è cascato un aereo, mille morti, a un altro, gonna stand online, anti di a un altro, dice che mi frega, che te ridi, oh, mille morti, dice che c'ero io, guarda tu lo stai all'estica, cioè proprio, la stessa notizia su Rai 1, cascato un aereo oggi, magari un po' di vento, una botta, cioè mille morti, uno è vivo, ma tanto muore pure lui. Ma te la tirano, sta a mangiare col ferro di cavallo, cioè, te la tirano proprio. Allora cambi canale e ci sono i telefilm. MacGyver è quello che c'ha quel cortellino, ci hai fatto MacGyver, una caccola, un pulmino, come fai? Ti dico come fai? MacGyver, dico, una volta ha trovato un accendino, ci ha fatto un motorino. A me mi si è scaricata la batteria della macchina, sono a Roma-Napoli, sono rimasto là 5 giorni. Mi sono dovuto venire a Pia col caro attrezzi. Puntata numero 10. L'amica di MacGyver presa dai rapitori, non legata, inchiodata al muro, tutto il fil di ferro intorno, 24 bombe per terra, 7 cannoni puntati in testa, due mostri vicino così chi mitra, lui ha preso un filo. Che culo, c'è un filo. Ma 24 km di filo, non da presi. Ma che c'ha 30 maglioni sotto? Ha cominciato a far passare sto filo per tutto il bosco, sull'albero, sul ramo della corteccia della fratta, un uccelletto gli ha fatto citafo. Si è messo a 1 chilometro di distanza, ha tirato il filo, stam, ha slegato lei, ha legato qui due. Oh. Com'è? Oh? MacGyver, questo è Copperfield, quale MacGyver? L'uomo bionico e la donna bionica. L'uomo da 6 milioni di dollari, la donna da 6 milioni di dollari. Ci hanno speso 12 milioni di dollari per farle. Lei c'ha il super udito. Non dito così, C'ha... Se fa affari di tutti. E che può parlare con un amico tuo? Ci sente una favola? Stai a parlare con un amico? No, perché ha detto? Ma stavi in Sardegna e te l'ho sentito! Lui c'ha la super vista. C'ha la vista che da qua te vede dietro. C'ha la vista a pallonetto. Hai visto quando corrono dietro a un malvivente, a un ladro che gli è scappato? L'hai visto? Un'ora e mezza, quello che sta scappando, se sei arrivato? Sei pure bionico? 6 milioni di dollari, dammi 100 milioni di cavalespa dopo subito, Nat. Poi lui quando corre, lui gli si muove nei capelli. De che so, de radica de noce? De ciliegio, de che so? Invece dalla forfora la tarma gli esce fuori. Hanno fatto delle puntate che stanno insieme, sono marito e moglie. Ma te le immagini a casa sti due mezzi cristiani? Lei ci sente bene però è miope. Lui ci vede bene però è sordo. Praticamente il televisore lo vede a 1 chilometro di distanza spento. Ti immagini la sera a letto, in camera da letto, l'uomo bionica, la donna bionica. Lei che si svita il braccio, lui ha la gamba, si svita qua. Cioè, vabbè, se ti sviti là che siamo venuti a fare, ma la gamba c'ha la stessa impanatura bella. Perché se smontano l'uomo bionico e la donna bionica. Ma poi c'è un telefilm che io adoro, è Baywatch.
tutti sti belli e tutte ste belle che corrono su ste spiagge scarsi. Non piano una siringa, un pezzo di catrame, una buchetta, un vetro, niente. O famo noi sul litorale romano nostro, a Nastarba 1, che è, affogate, affogate, che tutti i piedi mi sono tagliati, affogate. No, quando prendiamo noi il catrame sulla riva, ci fa effetto dalla gomma, ce lascia attaccati così. Non sudano, Mitch, 20 km da spiaggia ancora non suda. Una volta che è scesa una goccia, gli ha imbruttito, ha detto torna su immediatamente, in mezzo ai capelli gli si è rinfilato. Non sudano, hanno le ascelle col papillon, non sudano. E poi scusate se mi permetto, ma l'americano è un popolo dei cretini. Si affogano 9 persone al giorno su quel telefilm. Ma se non so bene a farsi il bagno, dovrà insennare la riva, no? Non te danno manco il tempo d'affogarti. Aiuto a oh, dammi il tempo da laggiù. Te salvano con tutto, che elicottero, che la nave, che la motonave, che il motoscafo, che la motacqua, a piedi sull'acqua, dice un di Gesù Cristo, no, debba watch, lo può fare. Gli americani sono terrorizzati, entro dentro l'acqua così. Devo starnuti, non starnuti che te salva, C'era uno col singhiozzo, dai, piano lo portalo fuori, se ne butta, ma fammi far bagno! Pamela Anderson. Madame Maggi. Pamela Anderson a Ostia, tutti affogassero, c'ho il grampo, andiamo a salvare che c'ho il grampo, che va male, si arriva a lui, sta una favola. Pamela Anderson esce dall'acqua, se non si sta affogando, uno mozzoato, col salvagente, ma c'è bocce di silicone, ma che tu porti a far salvagente, è pure ingombrante, esce fuori dall'acqua tutta truccata, che i capelli asciutti e cadrusse in mano, de che c'avete il male, la silicone c'avete. Ciao! Voglio Giuliani!